Stiamo celebrando la trentesima domenica del tempo ordinario e le letture di oggi ci fanno riflettere su un tema principale e un tema che è accessorio a quello principale, perché oggi che il tema accessorio, come già domenica scorsa, è il tema della preghiera. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo meditato sulla parabola del giudice iniquo e della vedova importuna, quindi la preghiera insistente per ottenere da Dio le grazie che desideriamo. Oggi di nuovo vediamo due persone che pregano, però vediamo che una preghiera è gradita al Signore e l'altra no, perché l'attenzione principale di questa domenica è su una condizione fondamentale della preghiera, che è appunto l'umiltà. Non è importante soltanto se si prega né quanto si prega, quindi con insistenza, con perseveranza, ma soprattutto come e con che spirito si prega. Chiaramente, come sempre, il Vangelo va letto insieme alla prima lettura, che ha fondamentalmente detto questa grande verità, che arriva fino alle nubi la preghiera in due circostanze: uno, quando è accompagnata dalle opere di misericordia verso i più poveri. Dice che chi soccorre l'orfano e la vedova, la sua preghiera arriva fino alle nubi. E poi si parla della preghiera del povero che attraversa le nubi e ne si queda finché non sia arrivata. Attenzione però che qui il povero non è, come noi potremmo pensare, colui che è indigente di beni della terra, quindi il povero materiale. Il termine greco, che poi è lo stesso che si trova nel versetto del Magnificat, ricordate, no? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Questo povero di cui parla Isaia è lo stesso termine usato del Magnificat. Non è il povero materiale, è il povero di spirito, cioè chi è umile. La preghiera del povero attraversa le nubi, non si quieta finché non sia arrivata. E qui riprende un tema già visto domenica scorsa: non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Quindi l'umiltà è una condizione fondamentale perché la nostra preghiera possa essere gradita e accetta a Dio. Ora, di che si tratta? Brevemente insieme. La preghiera del pubblicano, noi sappiamo più o meno tutti quanti chi erano i pubblicani. I pubblicani erano, ai tempi di Gesù, purtroppo, dei pubblici e quasi certi peccatori. Perché, sapete, il compito dei pubblicani era riscuotere le tasse per conto dei romani e sempre, quindi questo è un problema antico, insieme al tributo da versare a Cesare, i pubblicani prendevano una percentuale, estorcendola, che si mettevano in tasca. Quindi io dico sempre, quando parlo di questo argomento, che Tangentopoli è un problema molto molto antico. E questa era una cosa che tutti sapevano, e quindi erano particolarmente poi odiosi dinanzi al popolo di Israele, perché voi capite, a quei tempi già è odioso anche oggi pagare le tasse, anche se bisogna pagarle, però non è una cosa divertente. Figuriamoci quando uno ti riscuote le tasse, non a nome, almeno che li amministrano, si sa come, i nostri amministratori per il nostro bene, no, ma li porta nelle casse di Roma, quindi li amministra per un, li riscuote per un dominatore straniero e ci fa pure la cresta. Quindi era una cosa brutta. Quindi il pubblicano santo non era. Quindi quando il fariseo, pensa che il pubblicano sia un peccatore, non è che sbaglia, capite? Adesso poi vedremo. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Probabilmente questo fariseo lo faceva veramente. Voi sapete che quando si parla di farisei nel Vangelo, c'erano due tipi di farisei. C'era il fariseo fariseo, quello proprio della peggior categoria, e il fariseo così così. Il fariseo della peggior categoria era questo, era quello che si atteggiava da santo e poi di nascosto era un gran peccatore. Questa è la cosa più brutta, questa è proprio l'ipocrita, proprio in senso stretto, no? Quindi quello che finge una vita che è l'opposto di quella che fa. Invece c'era quest'altra specie di farisei, che è quello di oggi,
che non aveva la doppia vita, quindi non è che si atteggiava da santo e poi era un gran peccatore, no, lui si atteggiava da santo ed effettivamente cercava di compiere degli atti religiosi, cercava per quanto possibile di fare quello che Dio vuole, ma, attenzione, ritenendosi per questo superiore al prossimo e in diritto di sindacare, giudicare, disprezzare la vita degli altri e, attenzione, terza cosa, quindi in diritto di essere lodato, benedetto, glorificato, esaudito in tutto e per tutto da Dio. E questo non va bene, questo qui, perché Gesù lo bandisce. Il pubblicano, che era realmente un gran peccatore, che quindi non aveva nient'altra preghiera giusta da poter fare che stare a distanza e dire: Signore mio, c'ho niente da dire, abbi pietà di me peccatore, torna a casa giustificato, a differenza del fariseo. Allora, qui dobbiamo fare attenzione, una piccola riflessione per noi. Noi oggi, però dobbiamo dirci la verità, sinceramente, ma adesso farò qualche esempio concreto, assomigliamo un po' di più al pubblicano o al fariseo? Perché è chiaro che il pubblicano ci sta simpatico e il fariseo è abbastanza antipatico. Il problema, me lo chiedo pure io, siamo sicuri che assomigliamo di più al pubblicano che non al fariseo? Punto interrogativo. Perché tante cose che si sentono in giro, no? Io sono una brava persona, io non faccio male a nessuno, e poi, però invece Tizio, Caio, Sempronio, quello fa questo, quello fa quest'altro, quello fa quest'altro, quello fa quell'altro, non sembra una cosa che assomiglia un pochino all'atteggiamento del fariseo? Cioè, noi davanti a Dio, perché questo è quello che conta, ci sentiamo veramente piccoli, poveri, bisognosi, imperfetti? Nel libro della Sapienza dice: non sono manco capace di capire bene dove sta la verità, dove sta il bene, ho bisogno del tuo aiuto. Perché nessuno di noi, ammesso e non concesso che stia camminando in una via giusta, quindi in una via retta, nella via verso la santità, ma tu sei tanto sicuro che Dio pensa che tu sei davvero così bravo, così santo come pensi di essere? L'umile sa bene una cosa, che come diceva il buon Cardinal Petrocchi, ci diceva sempre a noi seminaristi, ci ricordati sempre, tu puoi anche essere una persona che vede bene tante cose, ma se c'è una cosa dove non vedi bene, sempre, sai qual è? Te stesso. E ci facevo questo esempio. Voi adesso state guardando me, giusto? E io sto guardando voi, giusto? C'è qualcuno di voi che è capace, in queste condizioni, senza avere uno specchio davanti, di guardare la faccia propria? Bambini, voi siete capaci di guardare la faccia vostra se non vi mettete davanti allo specchio? Sì o no? Quindi noi non siamo capaci di guardare noi stessi, proprio perché, capite, cioè questo ce lo dice anche la nostra conformità, cioè se non ci fosse uno specchio, lo sapete che noi non sapremmo manco come siamo fatti. Cioè io, la faccia mia, ringraziamo Dio che ci stanno gli specchi, cioè non è un bello spettacolo, ma la faccia mia non saprei manco come è fatta se non ci fossero gli specchi, a meno che non ci sia qualcuno che mi dice: guarda, tu c'hai pochi capelli, questo me ne accorgo pure toccando, c'hai il naso abbastanza dritto, c'hai gli occhi marroni, c'hai le sopracciglia abbastanza forte, le ciglia lunghe, le orecchie così, le labbra così. Me lo dovrebbe dire qualcuno, perché io non sarei in grado di vedere la faccia mia. E questa spia esteriore ci ricorda un'altra spia interiore, dice: sta attento figlio mio, se tu, abbandonato a te stesso, se non ci avessi uno specchio, non si può non manco a vedere come sei fatto esteriormente, sei così sicuro che ti conosci bene interiormente? Sapete cosa disse una volta Gesù ad una grande santa? Ascoltatemi bambini, che voi tra poco farete anche la prima confessione, forse qualcuno l'ha già fatta, questa è una grande santa, ma sapete che gli disse nostro Signore? Quando lessi quella cosa mi ha preso un colpo, mi prese. Gli disse: guarda Faustina, era Santa Faustina Kakowalska, era l'apostola della Divina Misericordia, se tu conoscessi dal profondo gli abissi della tua miseria, moriresti di dolore. Santa Faustina, morta a 33 anni, ma se uno legge il diario, veramente è un'anima proprio candida, un'anima pura, un'anima santa. Se Gesù a un'anima santa dice: se tu conoscessi fino in fondo gli abissi della tua miseria, moriresti di dolore,
Io mi chiedo, me lo chiedo io, Don Leonardo, ma a me nostro Signore, ma che mi dice? E se mi potessi vedere con gli occhi suoi mi prenderebbe un infarto, subito, subito. Allora, meno male che il nostro Signore ci ha resi un pochino orbi, che non ce ne accorgiamo di tante cose, però, capite, quando noi all'inizio della messa diciamo confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni per mia colpa è una grandissima colpa, vuol dire che stiamo facendo un attestato di umiltà, cioè stiamo dicendo al Signore, guarda Signore mio, anche se io purtroppo non mi rendo conto di tante cose, non dubito che in tantissime cose purtroppo non ti piaccio, non sono così perfetto. E quindi posso io sentirmi superiore agli altri, disprezzare gli altri, pensare che tutti gli altri sono peccatori e sono buono solo io? Perché noi forse questo non lo diciamo, però dobbiamo chiederci, ma dentro il mio cuore non è che forse lo penso? Come si vede questo qui? Ah, facciamo subito una prova. Dobbiamo pensare alle persone che ci stanno vicine e vedere se siamo capaci di elencare tutti quanti i pregi che ci hanno facilmente, a cominciare dal marito e dalla moglie, lo dico sempre per chi è sposato, tutti i pregi di tuo marito e di tua moglie. E poi al contrario, se quando andiamo a confessarci abbiamo una certa facilità nel tirare fuori le nostre miserie, le nostre mancanze, le nostre debolezze, oppure diciamo o che non abbiamo nessun peccato, così facciamo tipo il fariseo, oppure spiccichiamo qualche piccola cosa, magari non per cattiveria, ma perché non ce ne rendiamo conto. Ma non renderci conto non vuol dire che non ci sono, vuol dire che il nostro, come dire, cammino di conoscenza di noi stessi forse non è nemmeno cominciato. Allora, questa è una cosa assolutamente fondamentale, fratelli e sorelle carissimi, dobbiamo assolutamente imparare davanti a Dio questa umiltà di cuore. Questo è stato il segreto della Madonna nel Magnificat. La forza della Madonna, la grandezza della Madonna è stata tutta questa: Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, cioè la Madonna, che è veramente la creatura più grande che sia mai esistita, nel suo cuore, in di senso, si sentiva la più piccola di tutti, la più bisognosa di tutti, la più graziata di tutti. E proprio per questo suo sentirsi piccola piccola, capite, anche con un'anima mariana, no? Da che cosa si sono? Un'anima mariana non disprezza nessuno, non giudica nessuno, neanche le persone che sono veramente cattive. Capite? Perché? Perché anche se sono cattive, prega per loro. Noi non possiamo sapere una persona che è cattiva, vi dico io da prete, voi sapete che con i preti alcune persone si aprono, ti raccontano la vita. Quando una persona è cattiva, come noi la giudichiamo, ma tu c'hai idea di cosa c'è dietro quella vita? Cosa ha vissuto quella persona, da piccola, da media, da grande? Io ce l'ho idea, perché tante persone, cioè, ti vanno a raccontare, fanno la super confessione, vedi, hanno fatto di tutti i colori, poi ti raccontano la vita, e tu da prete dici, ma sta poraccia, ma questa vita che ci ha avuto, ma che te potevi aspettare? Capite? E immaginate che gli punta il dito contro, ecco perché nostro Signore, cioè, se tu per grazia di Dio tante cose brutte non le hai mai fatte, mettete in ginocchio e ringrazia il Signore, ma con umiltà, senza disprezzare il prossimo. Ecco, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a interiorizzare questo atteggiamento, che è quello che è maggiormente gradito al Signore. Senza questo comportamento la nostra preghiera non sale di un millimetro, perché la preghiera dell'umile penetra le nubi, ma la preghiera del superbo, di un maestro di spirito, non sale manco di mezzo centimetro, rimane dentro il cuore di chi l'ha formulata, Dio non l'ascolta e si gira purtroppo dall'altra parte. Siano lodati Gesù e Maria.